No, allora ringraziate innanzitutto lo chef Dario Pierardi che ci sta alla fine poi faremo una piccola degustazione di questa pasta 700 gradi, di cui la ricetta che sul termine che avevamo dato è stata creata da lui. Volevo salutare i vari assenti consiglieri regionali presenti, da consigliere Volpini, da Sandro consigliere Sandro Tarfini, Sergio Dacceri, che mi hanno dato per che erano presenti, o no? E Lorenzo che capisci quindi che presenti. Doveva arrivare anche, ma non credo, l'assessore Emanuela Mora, ma forse ancora non è arrivato, intanto la situazione è ok, allora, prima dell'ultima relazione vi faccio una piccola proposta, che è una sorta di pausa attiva per essere nelle migliori condizioni ad ascoltare importante relazione del professor Berlino, io vi propongo di fare un canto. Fare un canto perché parliamo tanto di cibo, ma c'è anche una questione del cibo sonoro, cioè quello che ascoltiamo, quello che mangiamo è importante. Un solo canto, vi faccio scegliere a voi, o un canto italiano, che tutti sanno, che si chiama Azzurro, cioè il oppure se volete un canto etnico, un canto partigiano, scegliete il canto del figlio, non lo faccio fare stasera. Facciamo Azzurro? Va bene? Funziona così, anche io voi partite e poi io vi stoppo a canto. Va bene? Si vede la strada? Siete? Allora tre partiamo. Uno, uno, due, tre. Dato degli slogan meravigliosi e poi
e poi veramente avevano l'impressione di crederci in quello che dicevano. E una delle cose che mi è piaciuta di più è stato questo commento, questa frase, cioè, si dice che il pianeta va rotolo e nessuno fa niente. Ebbene, quel nessuno siamo noi, diciamo ai ragazzi. Quel nessuno siamo noi. Guardate, quel nessuno siamo noi. Abbiamo un potere immenso. Abbiamo un potere di modificare l'economia. Abbiamo un potere di influenzare drammaticamente e di migliorare il ciclo dell'uomo. Abbiamo un potere di scegliere quello che compriamo. Adesso vi parliamo. Uno dei documenti più importanti che ha già citato Salvatore prima è questo documento che è uscito adesso su Lancet, che si chiama Planeta Realizzatale, la dieta sana per il pianeta. È un documento che è stato fatto da una trentina di ricercatori, ma il cervello della parte sull'importanza del cibo per la salute dell'uomo era il dottor Willett. Il dottor Willett è il decano della ricerca su alimentazione e malattie all'Università di Harvard. Lui ha dichiarato che il consumo globale di frutta, verdura, noci, legumi deve raddoppiare, il consumo di carni rosse e di zucchero deve essere più che dimezzato. Una dieta ricca di cibi che derivano da vegetali e con meno fonti animali conferisce una migliore salute all'uomo e al pianeta. L'industria della carne non si è fatta aspettare, ha già pubblicato delle reazioni violentissime contro Willett, accusandolo di essere superficiale e accusando gente dicendo fondamentalmente ma queste raccomandazioni alimentari hanno dimostrato di essere totalmente inutili, e presentano questa immagine che è vera. Da quando negli Stati Uniti sono cominciate le raccomandazioni alimentari, la raccomandazione in particolare di mangiare meno grassi, l'obesità è aumentata. E la cosa drammatica, la cosa che veramente fa vergognare, fa arrabbiare, è che è proprio stato Willett a criticare le raccomandazioni alimentari negli Stati Uniti, dicendo sono state influenzate dall'industria. Per l'industria è importante salvare la carne, non si poteva dire che la carne fa male, allora abbiamo detto che i grassi fanno male, ma non è vero che i grassi fanno male, è la carne che fa male, e la carne è anche i grassi della carne, però in particolare la carne. E le raccomandazioni disponibili oggi sono quelle del cosiddetto codice europeo contro il cancro, che vi riassumo perché non potete leggerle. Consumate abbondantemente, la dieta quotidiana deve essere a base di cereali integrali, legumi, verdure, frutta e anche noci, fagioli, mandorle. La gente non mangia perché deve farci passare, perché c'è questa stupida pubblicità dall'ignoranza dei medici, sono molto caloriche e aiutano a non ingrassare. Limitare i cibi industriali ricchi di grassi e di zuccheri ed evitare le bevande zuccherate. Evitare le bevande zuccherate. Se la nostra Greta riuscirà a mandare un messaggio virale attraverso il web e i ragazzi per una settimana sola smettessero di bere bevande industriali, ci sarebbe una crisi drammatica in corso. Perché basta poco per influenzare drammaticamente l'economia. Limitate le carni rosse ed evitate le carni lavorate, fondamentalmente evitate i salumi per la prevenzione del cancro. Limitate i cibi di sale, limitate l'alcol, fate quotidianamente esercizio fisico e mantenetevi snelli. Ebbene, queste raccomandazioni abbiamo classificato le persone che partecipano ai nostri studi. Noi seguiamo 500.000 persone in Europa che ci hanno dato le informazioni su quello che mangiano, ci hanno dato dei campioni di sangue. Noi seguiamo queste persone per vedere che differenze ci sono tra quelle che si ammalano e quelle che non si ammalano. Abbiamo visto la mortalità, semplicemente. Guardate come
sì, non c'è la mortalità, la linea rossa per cancro, la linea azzurra è per malattie cardiovascolari, la linea bianca è per malattie, all'aumentare del numero di raccomandazioni rispettate. Un altro studio negli Stati Uniti mostra come si riduce l'incidenza di cancro all'aumentare del numero di raccomandazioni del codice dell'unico cancro rispettate. Sono raccomandazioni estremamente solide, anche se l'industria sta cercando di dire ma no, tutte le raccomandazioni non sono dimostrate assolutamente incapaci di modificare la situazione. E in particolare, guardate, queste sono le meta-analisi e ogni riga è uno studio, mettendo assieme tutti gli studi si vede come si riduce la mortalità a parità di altri fattori, a parità di tabacco, a parità di alcol, a parità di attività fisica, a parità di obesità, a parità di bevande zuccherate, a parità di carne rossa, a parità di frutta e verdura, come si riduce la mortalità all'aumentare del consumo di cereali integrali. 200 grammi al giorno significa una riduzione del 30% della mortalità. Guardate come si riduce la mortalità all'aumentare del consumo di frutta e verdura, fino a un certo punto. Insieme di studi e fino a 5-6 porzioni al giorno si riduce di più, non fa male, ma non conferisce un ulteriore vantaggio. Ma 5-6 porzioni al giorno di frutta sono importantissime. Guardate come aumenta la mortalità, questo è sono gli studi dell'Università di Harvard, in funzione del consumo di carni rosse. A parità di tutti gli altri fattori che influenzano la mortalità. Questo è in rapporto al numero di porzioni al giorno. Tre porzioni al giorno di carne rossa, ma quante persone le consumano? Si mangiano il panino con il salame, si mangiano le steak, si mangiano. Tre porzioni quasi raddoppiano il rischio di morte. Questo è un altro studio americano che mostra come aumenta la mortalità in funzione del consumo di carni rosse. Il quintile più alto, il 20% del quintile più alto, consumano 68 grammi di carne rossa per 1000 kcal, cioè grosso modo un etto e mezzo al giorno. Un etto e mezzo al giorno significa un 30% in più di mortalità. Questo è il nostro studio europeo su 500.000 persone in 23 centri in Europa e l'aumento della mortalità nel rapporto al consumo di carne lavorata nella nostra ovviamente salute. C'è una solida base scientifica di queste raccomandazioni. Questo è un altro personaggio, Rockstar si chiama, ed è il grande esperto di cambiamenti climatici. Lui giunge a dire che la trasformazione radicale del sistema alimentare è urgentemente necessaria perché è il principale fattore di degrado ambientale e di superamento dei limiti di sopportazione del pianeta. Dobbiamo cambiare l'alimentazione. Poi dà delle raccomandazioni. Scusate, ho fatto le diapositive oggi in treno, non ho avuto voglia di tradurle in italiano, ma dobbiamo dare delle raccomandazioni per ridurre i gas serra. E la cosa interessante è che il modo più facile, più importante per ridurre i gas serra, parliamo di cibo, è smettere di consumare carne. La produzione di carne è, rappresenta il 25% dei anidride carbonica equivalenti. Il 25% degli esseri dipendono dalla produzione della carne. Poi non sono esperto di queste cose qua, non sto a commentarle tanto oggi, ma alla fine concludono con delle raccomandazioni di alimentazione dell'uomo, per la salute dell'uomo e per la salute del pianeta, che dice che le proteine vengano soprattutto da cibi vegetali e dice non più di 100 grammi alla settimana di carne rosse, ma non sono utili, semplicemente se le mangiate non mangiate di più,
salvare la nostra salute. Potremmo anche mangiarne un pochettino di più, ma per salvare il pianeta si giunge a dire non più di 100 grammi e non più di 200 grammi di pesce. Dobbiamo salvare anche i mari, 200 grammi di carne bianca. Dice almeno 50 grammi di noci, fagioli e mandorle al giorno, almeno 75 grammi di legumi al giorno. Gli studi sui legumi sono clamorosi. È importante tornare a mangiare cereali integrali e legumi tutti i giorni. E la gente mi dice, ma come si fa a mangiare i legumi tutti i giorni? Ma se considerate che fino a 70 anni fa in tutti i paesi del mondo si mangiavano cereali e legumi tutti i giorni, era la base dell'alimentazione mediterranea. I legumi erano proprietà meravigliose e le noci hanno la stessa proprietà di rallentare la velocità di assorbimento del glucosio. I grassi che vengono soprattutto da fonti vegetali, da oli insaturi, l'olio d'oliva naturalmente va molto bene, e i carboidrati vengono soprattutto da cereali integrali e lo zucchero non sia più del 5% delle calorie totali che mangiamo. In realtà è molto più del doppio. Sapete anche che i cardiologi americani hanno pubblicato un'analisi di quanto fa male lo zucchero ai bambini e hanno concluso raccomandando non facciamo neanche assaggiare lo zucchero ai bambini nei primi 2 anni di vita, perché causa obesità, perché causa ipertensione, perché causa un abbassamento del colesterolo buono, perché causa un aumento di che predispone questi bambini alle malattie cardiovascolari e predispone al cancro. E questo lo conoscete, lo dato sì, il Signore, che assume la nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti, con colorito, fiori e terra. Nell'antichità l'uomo non aveva la facoltà di agire contro la terra, di non tener conto delle leggi di natura. Oggi l'uomo può agire contro la natura, danneggiando la terra, la quale ne sostenta e governa, inquinando l'aria, per lo quale alle tue creature dai il sostentamento, e inquinando l'acqua, la quale è molto utile ed umile, e scassa. Tutti i popoli primitivi rispettavano la terra. Noi abbiamo appena conosciuto gli indigeni dell'Australia, hanno una cultura della terra meravigliosa. Questa è la canzone di Navajos. Cammino con la bellezza davanti a me, cammino con la bellezza alle mie spalle. Cammina con la bellezza sotto i miei piedi, cammina con la bellezza sopra di me, cammina con la bellezza intorno a me. Rispettiamo la terra, rispettiamo la meraviglia della terra. Questo è il principio che l'ha usato sì, Papa Francesco. Papa Francesco mi ha detto un cardinale conosciuto, è molto triste il fatto che i preti delle parrocchie non hanno parlato dell'enciclica Laudato Si. Nell'enciclica scrive le previsioni catastrofiche non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell'ambiente ha superato le possibilità del pianeta. Lo stile di vita attuale può scacciare solamente catastrofe. E il nostro Papa, diamo in retta al nostro Papa. Come facciamo a cambiare? Per cambiare dobbiamo tornare in cucina. E per questo che facciamo i corsi di cucina alla Pausolea Toscana, la sede della Grande Via, la nostra associazione, la Grande Via per la Longevità e Salute. Dobbiamo tornare a cucinare il nostro cibo, mangiamo i cibi e non le trasformazioni industriali dei cibi. Rispettiamo il nostro cibo, ringraziamo il nostro cibo, amiamo il nostro cibo. E manteniamo
una compassione per il fatto che comunque si protegge il danno della pubblicità. E questa immagine di Avalokiteshvara, questo bodhisattva molto apprezzato dai buddhisti, che è il bodhisattva della grande compassione. Abbiamo compassione anche per noi stessi. Guardate che chi ha un'attitudine di autocompassione, sì, ho fatto un sacco di cazzate nella mia vita, ho sbagliato questo, ho sbagliato quello, ho sbagliato quest'altro, però insomma, andiamo avanti lo stesso, no? Anche se siamo coscienti di essere catturati dalla pubblicità del prodotto alimentare, va bene, siamo stati catturati, ma aumentiamo la nostra consapevolezza e cerchiamo di cambiare. Questo può essere un aiuto a cambiare il nostro libretto di cucina da mangiare. Perché quando cambiamo le nostre abitudini, cambiamo la società, cambiamo l'economia. Guardate, se questi ragazzi riuscissero a dare un messaggio grave del tipo quello che chiamano il weekday vegetarian, cioè mangiamo carne solamente al sabato e alla domenica e non al lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Se anche soltanto il 10% dei ragazzi del mondo accettassero questa raccomandazione e la riportassero in famiglia, ci sarebbe un drammatico crollo di tutte le cose. Questi ragazzi hanno un potere umano immenso. Poter cambiare l'economia, aiutiamoli a farlo, hanno bisogno dell'aiuto di noi vecchi. Questa è una storia francese, pubblicata pochi mesi fa. Loro hanno riportato 100.000 persone in diversi paesi e queste persone in qualche mese compilano questionari alimentari. E loro hanno classificato queste persone in funzione della quantità di cibo industriale che mangiano. Il cibo che chiamano ultra-processed. Per cui ci sono alcuni cibi industriali che non li hanno considerati male, che sono minimamente trasformati. Ma, ebbene, più mangi, queste le curve sono e come aumenta l'incidenza del cancro nel tempo, nel corso di 7 anni. E più mangi cibo industriale, più ti ammali di un altro. Torniamo a mangiare cibo e non le trasformazioni industriali del cibo. Lo stesso studio, ne ha già parlato Salvatore prima, ha classificato le persone in funzione di qual è la componente di cibo biologico. Hanno utilizzato 16 alimenti, la frutta, la verdura, i cereali, carne, il formaggio, il latte, le variate, e per ciascuno di questi chiedevano se era biologico oppure no. Ebbene, quindi hanno classificato le persone in funzione di quanto più mangi biologico. Da decenni si discuteva se le sostanze dell'agricoltura sono pericolose per il consumatore. Sappiamo benissimo che sono cancerogene, che possono causare delle malformazioni fetali, lo sappiamo per gli stessi contadini, perché i contadini che utilizzano queste sostanze si fanno anche di vari tipi di cancro, e i loro figli si avvalgono anche di malformazioni. Ma si diceva, ma le piccole tracce di queste sostanze nei cibi che noi mangiamo saranno pericolose oppure no? Non si potevano fare così. Quando noi abbiamo cominciato a portare soldi del 500.000 persone, all'inizio degli anni 90 erano pochissime le persone che mangiavano biologico. Ma come sapete, il biologico è aumentato e cresciuto enormemente negli ultimi 20 anni. E oggi ci sono tante persone che mangiano biologico. E questo è stato il primo studio, lo studio francese, che ha mostrato che chi mangia biologico si ammala meno di cancro. Vedete, il 25% della popolazione che mangia più biologico ha un'incidenza di cancro dello 0,75, cioè del 25% più basso. Possiamo ridurre l'incidenza di cancro mangiando cibo biologico. È il primo studio, ma è fatto molto, molto bene. È uno studio metodologicamente veramente eccezionalmente ben fatto. Fidiamoci. E la cosa interessante, è dimostrato che
positiva per alcuni tumori, per alcuni tumori del cervello, per alcuni della mammella, per alcuni tumori del intestino, ma uno dei tumori che aumenta di più nei contadini sono i linfomi, i tumori del sistema linfatico. Ebbene, in questo studio, il mangio biologico riduce del 70% l'incidenza dei linfomi. I linfomi sono tra i tumori che sono aumentati di più. E questo è un ulteriore aspetto che è molto convincente per la validità di questo studio. Facciamo questa immagine, che era la gola di Boccaro, e sullo sfondo vedete uno degli 8.000 tavolini. La grande via è la via del cibo, la via del movimento, la via della meditazione, sono le tre strade per far funzionare bene il nostro corpo, per arrivare alla normalità in salute. Ma quello che è importante comunque è la via della consapevolezza. Siamo consapevoli di quello che acquistiamo, siamo consapevoli di quello che abbiamo inviato. Non mangiamo qualunque cosa, rendiamoci conto che scegliendo quello che noi mangiamo possiamo influenzare moltissimo la salute del pianeta, possiamo influenzare l'economia, possiamo costringere i grandi produttori di cibo a produrre meno cibo spazzatura, a produrre meno cibo. L'ultima diapositiva, questo è il guardiano del Dharma del Nord, è uno dei quattro guardiani che sono davanti ai templi buddisti. Il guardiano del Dharma del Nord ha in mano un ombrello, vedete la sua destra, e nell'altra mano ha una mano buddista. L'ombrello serve per difendersi dalle falsità che ci vengono dette. Dalle falsità che ci vengono dette nei mezzi di comunicazione, da chi è il padrone dei mezzi di comunicazione. La mangusta è l'animale che mangia il serpente, e il serpente è il simbolo dell'avidità, e l'avidità è il grande veleno della umanità. Mi lascio con questo messaggio. Per il sonno, per l'abbraccio.
cantate al telefono e per strada, cantate ogni parola e ogni silenzio. Dove siete voi, nessuno si può permettere di trascurare la gioia. Ho tre libri di corso, poi chi li vuole. Siamo commerciati su casa. Adesso dovremo aprire un breve dibattito, ci sono delle domande ai relatori, domande brevi, risposte brevi, credo che sia importante. Davide, io gli do, eccolo, vengi, prego. Do una risposta a una domanda che forse si sono fatti alcuni nel trovare nel set di volantini anche il volantino di Coenergia, un'associazione di cui sono presidente che si occupa di progetti collaborativi all'interno del mondo dell'economia solidale, del mondo dell'economia solidale e degli istituti di economia solidale. Il perché è semplice, parto da una delle considerazioni che ha fatto il professor Berlino nel suo intervento. Negli anni 90, diceva, pochi si occupavano del cibo che mangiavano, pensavano a cosa c'era dietro il cibo che mangiavano. Bene, noi negli anni 90 abbiamo cominciato con l'esperienza dei gruppi di acquisto solidale e una ricerca che abbiamo fatto negli anni scorsi in Lombardia, ci sono 500 gas, quando abbiamo chiesto ai gasisti perché hanno costituito un gas, hanno risposto perché volevamo preservare la salute dei nostri figli, migliorando la qualità del cibo che acquistavamo, e sono stati i primi a mettere il cibo biologico al centro del loro stile di consumo. Hanno cambiato stile di consumo, hanno cambiato di conseguenza anche gli stili di produzione, perché da lì sono nati i rapporti con i piccoli produttori che decidevano di cambiare come produrre, ed è iniziato il rapporto con i produttori storici nel senso che sono quelli appunto rappresentati da Terra e Cielo, rappresentati da Rete Humus. Faccio un'ultima sola considerazione. Come Coenergia noi sosteniamo patti collaborativi, uno di questi si chiama adesso Pasta, come ricordava prima Bruno Sebastianelli, che permette a alcune decine di gas di relazionarsi direttamente con Terra e Cielo per verificare qual è il prezzo finale di alcuni prodotti, rendendolo trasparente. Noi oggi insieme a Rete Humus, insieme a Rete Semilorale, abbiamo stretto un piccolo accordo, un piccolo contributo a questo percorso che mette il cibo di qualità al primo posto per tutte le ragioni che avete sentito. E abbiamo pensato, e questo è interessante sempre facendomi ad alcune citazioni del professor Berlino, perché i produttori storici oggi fanno, del biologico oggi fanno i conti l'aumento della domanda del biologico, cosa positiva, ma fanno i conti insieme a noi consumatori con l'aumento della produzione biologica industriale, un'altra parola chiave che il professor Berlino ha utilizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se anche il biologico diventa il frutto di una catena di montaggio di tipo industriale, aumentano le filiere, perché naturalmente essendo il profitto l'obiettivo principale, come ricordava
citava appunto Salvatore Ceccarelli per altre motivazioni, i prodotti che vengono venduti in Italia, e questo è già comprovato, dalle filiere lunghe di tipo industriale vengono da paesi di tutto il mondo in cui non c'è nessun controllo sulla verità dei certificati biologici che vengono presentati, aumentano gli scandali, avete sentito, avete visto con la report gli scandali del falso biologico che sta crescendo, quindi aumenta la possibilità di ritornare a un processo di produzione anche nel biologico che riporta a tutti i rischi che la produzione industriale del cibo abbiamo visto, tra cui anche il controllo da parte delle grandi multinazionali che appunto producono la gran parte dei marchi, come si diceva. Quindi è importante sostenere i produttori del biologico che continuano e che mantengono relazioni appunto con il cibo come quelle da cui sono partiti anche i nostri gruppi di acquisto. E quindi per questo che con questo accordo abbiamo deciso di sostenere chi appunto è legato ancora a questi valori e produce e propone cibo che ha certe caratteristiche, tra cui appunto la pasta 700 grammi. Questo è, diciamo, il riferimento che volevo riportare rispondendo a una domanda che credo si siano fatti molti in questa sala. Un ultimo riferimento, uno slogan. Gli slogan, appunto, anch'io sono entusiasta del fatto che ci siano finalmente milioni di giovani che hanno preso in pugno la bandiera del cambiamento del clima, con tutte le creatività e le connessioni. Mi ha colpito una striscione proprio del corteo che c'è stato qui a Senigallia, 5.000 studenti mai visti, tanti studenti qui a Senigallia, messo davanti a una banca e c'era scritto: se il clima fosse una banca sarebbe già stato salvato. Usando il linguaggio bancario potremmo dire che noi dovremmo immaginare di essere gli azionisti della terra, per cui se la terra muore perdiamo le nostre azioni. C'è un'altra domanda, sono domande però, brevi. Allora, prima un saluto, io sono Maurizio Agostino, coordinatore della Rete US, un saluto e un ringraziamento a tutti voi, alla cooperativa Terra del Cielo, al Comune di Senigallia e ai tanti che si sono adoperati per organizzare questo incontro, questo bellissimo incontro, questa bellissima discussione. E ci chiamiamo US perché partiamo dalla fertilità del suolo come generatore di cambiamento sociale. Due domande, una per Salvatore e per Stefania, e se il modello di evoluzione di squid, di selezione genetica partecipata e di squid evolutivi si può applicare anche per le selezioni piante al cuore. Ecco, se ci sono esempi, se ci sono esperienze. A Franco Berlino volevo dire questo, volevo chiedere questo, di puntualizzare bene il rapporto. Il suo intervento è stato molto incentrato sulla qualità del cibo e la composizione del cibo, ma anche il rapporto fra l'alimentazione e i microrganismi. Noi che coltiviamo e che ci dedichiamo alla terra, ci dedichiamo al rapporto fra le piante e i dallo stato della materia che chiamiamo humus. C'è una situazione, possiamo pensare ad un parallelo fra questo e il rapporto fra non organismi umani e gli organismi che ci stanno intorno? Risposta breve. Ah, non c'è nulla che vedo di pensare che un
un modello simile si può applicare anche nei campi a cuore. Non so se esistono, noi posso portare come esempio invece quello che stanno fatto nel riso, dove probabilmente esiste una problematica simile, cioè il problema della uniformità del prodotto. Nel caso del riso, tra i fungi, sapori, dell'agricoltura, che cosa hanno fatto i cinesi? Non potendo mescolare, cosa che in realtà gli iraniani hanno già fatto con un successo straordinario, loro hanno seminato diverse varietà. Fondamentalmente la larghezza della seminatrice, che corrisponde anche a quella della vitregna, alternata, quindi varietà A, varietà B, varietà C, varietà D. A quel punto tu quando raccogli tutte le strisciate della varietà A che ce l'ha in purezza, ma quel semplice fatto di avere nella stessa azienda alternate strisce di varietà diverse ha ridotto l'incidenza del fusore, Davide, come si chiama in italiano, dell'80% e l'aumento della produzione del 70%, semplicemente facendo questo piccolo trucco che, come ripeto prima, consente di conservare la potenza varietale puramente diversificare nel campo, organizzate per poco. Allora nel caso delle piante a cuore tu puoi fare lo stesso, segnare strisciate di diverse varietà vicino all'asco di piceno, nelle colline dietro l'asco di piceno, un agricoltore che coltiva un olio pregiatissimo, lei ha nel suo oliveto 6 varietà diverse seminate a filari alternati e lei per esempio ha un'incidenza della mosca molto più bassa di quella del cibo, che sono esperienze semplicissime. Ma certo, il nostro terreno, il terreno che comprendiamo, il nostro nutrimento e il nostro intestino. Dobbiamo rispettare il nostro intestino, dobbiamo rispettare i microbi che ci sono nel nostro intestino, così come dobbiamo rispettare i microbi del terreno. Noi distruggiamo i microbi dell'intestino con gli antibiotici. Un antibiotico del primo anno di vita di un bambino può rovinare la vita del bambino per tutti. Sempre, può rendere un bambino allergico, può favorire le malattie autoimmuni, a rischio di avere una colite ulcerosa, un morbo di Crohn aumenta di 5-6 volte se il bambino è stato trattato con antibiotici del primo anno di vita. Proteggiamo i nostri bambini dall'ignoranza dei medici che prescrivono gli antibiotici senza ragione. E poi diamo da mangiare ai nostri piccoli quello che piace a loro. I microbi sono molto diversi, la varietà dei microbi è molto diversa a seconda di quello che mangiamo. Dobbiamo mangiare una varietà di cibi vegetali, perché i microbi mangiano, altrimenti i microbi sono le fibre dei cereali, le fibre delle verdure, le fibre della frutta. Mangiamo una varietà di cibi vegetali per nutrire la biodiversità. Un'altra domanda? Ma noi
non sarà il caso, visto tutta questa panoramica di discussioni, non sarà il caso di mettere in atto una nuova strategia, un differente modo di vedere l'agricoltura? Perché non favorire un'agricoltura su piccola scala? L'agricoltura su piccola scala non produce per le nicchie, dov'è il nostro sindaco? La Terracina è così, la Terracina è formata da 105 agricoltori piccoli, che è difficile gestire, peraltro, con solo 3 milioni di fatturato. 105 soci produttori con solo 3 milioni di fatturato. Non so se avete idea. Questo è un esempio, perché poi le piccole aziende, quelle che presidono il territorio, che gestiscono l'ambiente, quelle che fanno parte anche della bellezza, del territorio, sono le piccole aziende, perché quelle producono generalmente molto diversificate. Allora, la domanda è piuttosto forte, ma non è il caso di cominciare a prevedere un modo per aiutare?